Katia, le ho trovate le decorazioni. Buongiorno amici di CineAul, stiamo facendo qualche addobbo natalizio. E sembra ieri che abbiamo ricevuto questo ciclamino nel video 18, come augurio dai nostri predecessori. E possiamo dire che ci ha portato molta fortuna, così come anche la nostra mascotte, il pesciolino Alien. Infatti, coglierei anche l'occasione di ringraziare tutti gli amici che si sono iscritti al canale, che sono nostri follower, guardano i video e anche mettono qualche like. Vi ringraziamo tutti, compreso Alien. Il vostro supporto ci ha dato energia ed entusiasmo in un periodo come quello che stiamo vivendo, che è innegabilmente complicato per tutti. E vogliamo dire anche un grazie a Marcello Garofalo, il nostro critico e romanziere, che anche per oggi ci ha fatto pervenire le nostre recensioni. E poi un grazie anche a Piero per la colazione. Grazie. Inizio io con il film consigliato. Il processo ai Chicago 7. The Trial of the Chicago 7, 2020. È il nuovo film diretto da Aaron Sorkin, già acclamato sceneggiatore hollywoodiano che ha esordito alla regia nel 2017 con Molly's Game. Racconta di sette persone processate a causa di ciò che hanno fatto nei giorni in cui si stava svolgendo il Congresso Nazionale dei Democratici di Chicago del 1968. Passato alla storia per le rivolte popolari e per le manifestazioni che portarono all'accusa di Bobby Seale, cofondatore del movimento delle Pantere Nere. Tipico courtroom drama, in cui si susseguono battute rapide e brillanti, tra rivolte soppresse con la forza, imbrogli e omertà da parte di istituzioni accecate di pregiudizio e ideali politici. Il montaggio ci trasporta con efficace ed eleganza espressiva tra passato, presente e futuro, e un cast incredibilmente in parte, ci dimostra che gli attori americani restano tra i più attenti e preparati tecnicamente nel panorama cinematografico mondiale. Il ritmo serratissimo del film fa sì che lo spettatore tolleri anche la durata eccessiva, che supera le 2 ore. 3 gofetti. Per la sezione dedicata al film bizzarro, oggi parliamo di James Gandolfini, il grande protagonista della serie televisiva dei Sopranos, che ci ha lasciato improvvisamente già 8 anni or sono, nel giugno del 2013, e ci fa piacere oggi ricordarlo attraverso 2 titoli. Non dico altro, Enough Said, 2013, di Nicole Holofcener, e poi quello che è senza dubbio il titolo più bizzarro della sua carriera, ovvero Romance and Cigarettes, 2005, di John Turturro. Non dico altro, DVD Studio Fox, è una piacevole commedia sentimentale nella quale 2 persone di mezza età, non senza diffidenze e perplessità reciproche, ritrovano il piacere dell'innamoramento. Gandolfini interpreta il corpulento Albert, un uomo simpatico e un po' goffo che la coprotagonista Eva, una bravissima Julia Louis-Dreyfus, ignora essere l'ex marito della sua amica Marianne. Tra le battute cult del film c'è quella in cui Eva esclama, accogliendo Albert con la patta dei pantaloni aperta, maliziosamente: beh, si vede che sei un uomo in salute. Romance and Cigarette è invece quasi un musical, un working class opera, che sorprende moltissimo sia per i dialoghi oltremodo sboccati, sia per il cambio di registro nella seconda parte del film e sia per il cast coinvolto da Turturro in questa personalissima cinefollia, da Susan Sarandon a Kate Winslet. Grandioso Gandolfini nella scena in cui fronteggia a letto una seducentissima Winslet in reggiseno rosa e minigonna che canta e danza per lui scapricciatiella. Do you love me like you kiss me? La diva di Titanic si slogò perfino un'anca durante le riprese. Consigliabile la versione import in versione originale studio e live. Il live mi è venuto male. Sconsigliato con garbo, Yesterday 2019 di Danny Boyle. Sconsigliato non perché sia un film mal realizzato o seccante, ma perché è l'emblema di una gran bella occasione sprecata. Quella di aver avuto a disposizione, a costi inimmaginabili, sembra addirittura 10 milioni di dollari, le hit del repertorio dei Beatles e averle disperse in una favoletta dal sapore dolciastro, che vede Jack, un cantatore da strapazzo, per uno strano sortileggio essere l'unico a ricordare le canzoni dei Fab Four. Costui, fingendo di essere l'autore dei loro brani, diventa in un lampo una star.
Il finale è scontato e non basta la romantica e aggraziata love story tra Jack e la dolce Debra a conquistare il cuore dello spettatore. Next, perché di film tanto zuccherati e carini ne abbiamo visti già un'infinità. Film horror DVD Blu-ray consigliato. Alucarda, 1978, di Juan López Montezuma. La frase pubblicitaria sul manifesto prometteva più urla, sangue e nudità di qualsiasi altro horror. Effettivamente, in questo horror messicano, il cui titolo completo è Alucarda, la hija de las tinieblas, c'è un campionario esorcistico di nefandezze, flagellazioni, bare ricolme di sangue e nudità assortite. Il plot è davvero inconsistente. Ma gli appassionati del genere potranno anche divertirsi per la goffaggine di parecchie situazioni. Il regista Montezuma, peraltro, è stato un collaboratore di Alejandro Jodorowsky e ha diretto anche altri due horror flicks, La Maison de la Locura, 1972, tratto da un racconto di Edgar Allan Poe, e Mary Bloody Mary, 1973, un folle vampiresco con John Carradine. Oh, ecco il tono del dottor Carelli, ed ecco in arrivo la frase tratta da un film da indovinare oggi. Te l'avevo detto io che gli slip proteggono più dei boxer. Io credo di saperla. E voi? Io ho qualche idea. Dottor Carelli, se indoviniamo, possiamo avere una copia del sequel che sta per uscire, autografato? Intanto la risposta al quiz del video 39. Christopher Walken e Michelle Pfeiffer in Hairspray di Adam Shankman, 2007. Piero, prima di salutare, ci leggi il DVD Blu-ray consigliato? Io ho trovato pure il vecchio VHS, Caravaggio, 1986, di Derek Jarman. Blu-ray Studio Movie Inspired, un titolo da riscoprire, premiato all'epoca al Festival di Berlino con l'Orso d'Argento, che propone con lo stile fiammeggiante dell'ittico tipico del poliedrico regista britannico, brandelli di vita di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Dalla giovinezza trascorsa in povertà al rapporto con la Chiesa e i suoi ministri, alle passioni sregolate per un baro e una prostituta. Tra gli extra del Blu-ray, interessantissime appaiono le interviste di Nigel Terry e di Tilda Swinton. Vi aspettiamo tra 15 giorni sempre qui, sul canale della Lazy Old Production. Quella di Natale sarà anche l'ultima puntata del 2020, anno in cui abbiamo cercato di tenervi compagnia oltre che informati sul cinema. Quindi mi raccomando, non mancate! Un caloroso abbraccio da Piero, Irene, Katia